Progetto Betting, a che punto è? Dopo praticamente 22 multiple, dal 1 febbraio al 3 marzo 2019, 44 euro giocati, 53,65 euro spesi, il ricavo di 9,65 euro, la cassa in questo momento di circa 47 euro, poi la mostrerò. Questo è il novero di tutte le multiple giocate, che solitamente sono di due partite scelte su base statistica con la bontà della quota. Raramente arrivo a giocarne tre, poi a seconda delle condizioni del weekend o di una giornata specifica. E andiamo a scorrere tutte le multiple con periodi particolarmente interessanti, particolarmente buoni, alternati a dei periodi dove bisogna capire che non sempre le cose possono andare in maniera perfetta, quindi non potremo mai avere, per fare un esempio, 5 multiple vincenti, una perdente, 5 multiple vincenti, una perdente, sarebbe troppo bello. Ci saranno anche dei momenti no, ci saranno dei momenti in cui avremo 3 multiple perdenti su 4, come è successo di recente nel mio caso, e dobbiamo accettarlo, non c'è altro che si possa fare. Ecco, questo è il periodo dal 21 di febbraio fino ad arrivare al 27 di febbraio, 3 multiple perdenti su 4, bisogna accettarlo, fa parte del gioco, ed è importante valutare qualunque sistema, qualunque metodo, qualunque tecnica sul medio-lungo periodo e non dopo due settimane, magari giocando 30-35 match, eventi o quant'altro. Bisogna giocare in qualità, con un determinato studio, e soprattutto bisogna dare professionalità a quello che si fa, altrimenti è inutile perderci del tempo, perché diventa una perdita di tempo e non un investire il proprio tempo come effettivamente dovrebbe essere. 15 le multiple vincenti, 7 quelle perdenti, ribadisco il risultato: 22 multiple complessive, 44 euro giocati, 53,65 euro vinti, il ricavo è di 9,65 euro. Cassa finale per il momento è 47,75 euro, è un rodaggio fatto con piccole cifre, perché è fondamentale giocare piccole cifre nel momento in cui siamo in una fase di stage, per non avere pressioni, per non avere ansie, per giocare nella massima tranquillità. Anche se perdo tutto non ne faccio un dramma. Invece, se andassi pronti via a giocare delle cifre superiori, più importanti, sarei condizionato fin troppo dal risultato economico, cosa che non sto avendo assolutamente in questo momento. Nel momento in cui poi acquisirò fiducia e consapevolezza in questo metodo, in questo progetto, in questa struttura, è chiaro ed evidente che potrò giocare con grande qualità, senza ansie, senza stress, non per il capitale economico a disposizione, ma perché avrò testato questa strategia in maniera accurata e professionale. Se lo facessi fin da subito pronti via, sarei molto condizionato dall'aspetto economico e non giocherei assolutamente bene questo tipo di percorso che sto facendo. La strategia di betting, l'angolo vincente così denominata. Oggi andremo a vedere i parametri delle quote dei match da prendere in considerazione. Nel corso dei prossimi video, in un tempo non particolarmente lungo, farò vedere tutti i ragguagli tecnici, statistici che nel corso del tempo ho plasmato per avere una strategia di ottimo interesse sia pratico e sia economico. La cosa fondamentale, come tutte le cose, prima di testarla, o meglio prima di metterla su un conto reale, la dobbiamo testare, non per un periodo di due giorni o di due settimane, ma deve essere un periodo mediamente lungo, in modo tale che con quella strategia arriviamo ad avere un certo tipo di confidenza, di fiducia, e ovviamente la metteremo su un conto reale
magari dopo 2 mesi di determinati risultati, dopo 100 match presi in un certo modo, quindi di qualità e con un risultato di un certo tipo. Quindi non si va a prendere una strategia e la si mette subito su un conto reale, ma bisogna dare il tempo di conoscerla, di avere fiducia, di avere consapevolezza e di vedere effettivamente senza pressioni di nessun genere, di nessun tipo, i risultati di quella strategia. Questo lo si può fare ovviamente andando ad operare con serietà e professionalità e dandosi il tempo necessario per arrivare a conoscere una strategia. Parametri di quote dei match da prendere in considerazione. Come punto di riferimento prenderemo in considerazione partite in cui avremo una chiara favorita in pre-match, con quote della squadra in casa o in trasferta pari o inferiore a 1,86. In questo video andremo a vedere i parametri delle quote, quindi poche righe, ma ben dirette, senza troppi giri di parole. I match da prendere in considerazione in pre-match, poi giocheremo al 65esimo, al 70esimo minuto, se ci saranno determinate condizioni. In pre-match andremo ad attenzionare, ad evidenziare quelle partite in cui avremo una favorita, in casa o in trasferta, con una quota massimo a 1,86. Quindi può essere a 1,80, a 1,72, a 1,65, ma non deve superare 1,86. Quindi 1,89 va bene? No. 1,95 va bene? No. 1,87 non va bene, al massimo deve essere 1,86 sul bookmaker ovviamente di riferimento, quindi sul bookmaker di riferimento in pre-match deve arrivare al massimo a 1,86. Giocheremo durante il match, quindi verso il 65esimo, 70esimo minuto, non in pre-match semplicemente andremo a vedere quali partite potremo poi giocare intorno al 65esimo, 70esimo minuto in determinate condizioni, ma giocheremo di fatto intorno al 65esimo, 70esimo minuto. La squadra in casa favorita in pre-match che perde o pareggia verso quel minutaggio. Quindi, se abbiamo una squadra in casa che in pre-match era quotata a 1,86, se arriviamo al 65esimo, 70esimo minuto, se perde o pareggia, la potremo prendere in considerazione. Dico potremo perché ci sono altri aspetti tecnici e statistici da tenere in considerazione. Dal punto di vista prettamente della quota e del risultato, l'andremo a prendere in considerazione in ogni caso se perde o pareggia, non se vince. Esclusivamente se perde o pareggia in casa, mentre se è quotata in trasferta la squadra favorita al massimo a 1,86 in pre-match e verso il 65esimo, 70esimo minuto sta perdendo, l'andremo a prendere in considerazione. Non è l'unico parametro, ci sono altri parametri tecnici e statistici. Ma quello che è certo è che se la squadra in trasferta favorita in pre-match a quota massima 1,86 sta perdendo intorno al 65esimo, 70esimo minuto, la potremo prendere in considerazione. Questo è il primo video, ne seguiranno degli altri ovviamente per avere tutta la strategia passo dopo passo illustrata. Dopodiché, ovviamente, ogni persona valuterà se seguirla, se metterla in pratica o meno. La cosa fondamentale e importante è che chiunque la metta in pratica capisca la professionalità che ci vuole in questo mondo, quindi tanto tempo di simulazione per prendere confidenza e fiducia con la stessa strategia. Non si valuta e non si basa, o meglio, non si fa una stima di quella strategia in 2 settimane, per intenderci, è da persone poco serie, quindi le persone serie valutano una strategia in un conto di simulazione o su carta per un periodo mediamente lungo. Bisogna prendere confidenza, fiducia con quella strategia e solo in un secondo momento la si può applicare in un conto reale.